La lotta contro la pandemia continua a essere prioritaria per noi, sia nell'Unione Europea che al di là delle frontiere dell'Unione Europea. Sul nostro territorio è innegabile che abbiamo compiuto grandi progressi dall'inizio di maggio. Vediamo che il numero di ricoveri sta diminuendo e entro la fine della settimana più di 300 milioni di dose di vaccino saranno state consegnate ai Paesi membri e a giugno ci aspettiamo altri 400 milioni di dosi. Quindi siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo, cioè di consegnare abbastanza dosi per vaccinare almeno il 70% della popolazione adulta nell'Unione Europea entro la fine di luglio. Se continuiamo su questa strada, noi siamo fiduciosi circa il fatto che potremo garantire le riaperture. Adesso noi dobbiamo concentrarci sul consolidamento dei progressi compiuti. Un elemento importante di cui abbiamo discusso è la vaccinazione dei minori e noi speriamo che l'EMA approvi il vaccino BioNTech Pfizer per i ragazzi da 12 a 15 anni, 18 anni, e così sarà possibile vaccinarli. Un altro aspetto di cui abbiamo discusso è la possibilità appunto di affrontare correttamente le varianti. I vaccini dimostrano efficacia contro le varianti note nell'Unione Europea, questo è un buon risultato, però sappiamo anche che ci sono altre varianti che continuano a essere un rischio potenziale. Quindi lavoriamo sodo per creare un sistema di monitoraggio delle varianti potenzialmente pericolose nell'Unione Europea. L'ECDC sta controllando la circolazione delle varianti nell'Unione Europea e adesso è importante che estenda il controllo anche su scala mondiale, perché questo ci consentirà chiaramente di essere sempre un passo avanti rispetto alle varianti e di adeguare la nostra strategia rapidamente se necessario.